Ma io penso che c'è da dire sicuramente che è stata una campagna elettorale ancora molto fredda, ma che ovviamente le persone possono riflettere seriamente se mandare il paese verso una condizione che è quella del dopo del 48 oppure mandarla verso la libertà, l'uguaglianza dei diritti, lo sviluppo e l'occupazione, agganciare, diciamo, l'Europa, l'Italia verso l'Europa e verso il mondo. Se vogliono fare questo devono votare il PD, se vogliono mandarla verso l'Africa e tagliare il vagone del Mezzogiorno, a quel punto votassero gli altri partiti. Ma per la verità in tutta la provincia di Caserta c'è un grande movimento, un grande fermento del centro-sinistra e penso che noi abbiamo messo in campo la migliore squadra che c'è. Diversamente gli altri hanno calato dall'alto, insomma per dirlo in una battuta noi siamo quelli che vengono dal basso, gli altri quelli dall'alto. Noi possiamo rappresentare questo territorio, gli altri penso proprio di no. Ma Caserta è il centro dello sviluppo, dell'occupazione. A partire dai temi della Reggia, a partire dai temi del turismo, a partire da tutta la zona che può rappresentare come capoluogo della città, quindi capoluogo della provincia di Caserta.